Luca Ventresca, assessore allo sport, con delega allo sport di Apriatea San Salvatore. Perché innanzitutto questa manifestazione in vetta Miasa? Ma perché abbiamo voglia di far tornare il ciclismo di professionisti, perché gli under 23 è vero che sono ragazzi, ma insomma questi sono, alcuni di questi ragazzi diventeranno a breve professionisti, di farlo tornare nelle nostre strade e far diventare la Miata, come abbiamo concordato con il presidente dell'Eroica, farla diventare la montagna dell'Eroica, in maniera tale che col tempo, come è successo nei territori dove l'Eroica ormai è spopolata, possa portarci anche un turismo di mountain bike e ciclismo però su strada, che forse va per la maggiore, anche qui in vetta. Ecco, parlavo proprio poc'anzi con il suo sindaco della Pedia San Salvatore, che d'eroico qui c'è anche una croce monumentale, furono geste eroiche che portarono la croce quassù in vetta Miata, però qui di eroico c'è un gesto atletico oggi. Perché... No, infatti diciamo, ecco, la montagna dell'eroica ci sta proprio bene, perché comunque arrivare fino alla vetta, dopo un percorso che attraversa anche delle strade bianche all'altezza di Monte Pulciano, è un percorso molto complesso, sono 156 km di una tappa che finisce nella vetta della Miata, quindi molto dura, e per questo quindi si può tranquillamente chiamare tappa di un'eroica, e col tempo farà diventare, come dicevo prima, un percorso fisso, un percorso dove la gente viene nella Miata, che è la montagna dell'eroica, che come sapete l'eroica è un marchio ormai internazionale, conosciuto in tutto il mondo, per noi è un vanto che hanno scelto la Miata per farla diventare tappa di questo circuito, e siamo sicuri che negli anni questa cosa possa crescere molto. Andiamo nello specifico, nel suo comune, a Apriatea San Salvatore, ormai questo cammino verso questa cittadella dello sport sta andando verso il suo completamento. Sì, direi di sì, perché abbiamo chiuso il cerchio della pista d'atletica e quest'anno avremo per la prima volta il raduno tecnico della FIDAL Toscana e poi insomma diverse altre squadre che verranno in raduno. Abbiamo un percorso iniziato che sta continuando sulla pallavolo, sul basket, sul calcio abbiamo delle idee per concretizzare l'ultimo progetto della cittadella dello sport, ma sostanzialmente direi che ci siamo, insomma ormai il territorio della Miata, Badia in primis, ma un po' tutta la Miata, è pronta per ospitare veramente tantissime discipline sportive nel periodo estivo per gli allenamenti pre agonistici.